Ave bomberissimi e benvenuti in questo terzo episodio della carriera tributo dedicata a Tiz che gestiamo noi. Però, ragazzi, vi ricordo che siamo alle semifinali contro l'Utrecht, ma oggi ci concentriamo sul difensore centrale, o meglio, sui difensori centrali che vorrei acquistare. Vi ricordo, ragazzi, di lasciare almeno 200 mi piace, mi fareste veramente felice, di iscrivervi al canale e di condividere questo video. Detto questo, ragazzi, mi sono segnato nella mia lista preferiti 6 nomi, ne vorrei prendere almeno 3, ma è difficile. Felipe Aguilar, 23 anni, dell'Athletic Nacional, vorrei provare a prenderlo perché è un giocatore particolare. Abbiamo 5 milioni di budget, certo non sono tantissimi, ma possiamo magari scambiare con i nostri giocatori che abbiamo in esubero. Proverei sicuramente a scambiare con giocatori che magari non ci interessano particolarmente, non nel ruolo di centrocampisti, ma nel ruolo di ATT. Dato che abbiamo preso due ATT, Perizza secondo me potrebbe andare via. Penso che lo userò come pedina di scambio per parecchi di questi difensori, per vedere se può interessare come giocatore, perché a me Perizza veramente non piace. So che non è male, assolutamente, però non entra nei miei piani, quindi proverei a scambiare a zero e vedere se interessa a questi giocatori, a queste squadre. Kutepov, altro giocatore interessante, magari dato che viene dalla Liga Russa, può comunque arrivare più facilmente. Poi Gibson del Middlesbrough, anche lui gran bel giocatore che mi piacerebbe portare alla nostra Udinese. Vediamo sempre con Perizza, se no cambiamo un po' le offerte, anche i giocatori di scambio, o prendiamo magari solamente con soldi. Ora vediamo un po' come muoverci. Figal, ragazzi, non so se lo conoscete, è un giocatore molto molto fisico, a mio avviso 16.000 di stipendio, certo non è poco, però secondo me può crescere veramente tanto. Soyuncu, giocatore turco che in pochi ho visto che prendono nelle loro carriere su YouTube. Secondo me questo è un giocatore che non tutti conoscono e può essere devastante, però alzo le mani perché non l'ho mai provato prima d'ora. L'ultimo è Lenglet, giocatore francese del Siviglia, mostra un ottimo potenziale anche lui. Mi piacerebbe portarmelo a casa, vediamo se interessa anche a lui Perizza, anche a questa squadra, anche a Siviglia Perizza. Ora avanziamo un po', abbiamo la partita con l'Utrecht, ma vediamo anche le email. Sono curioso di vedere cosa ne pensano queste squadre di Perizza, se può essere una buona pedina di scambio. Vediamo allora. Simuliamoci la partita con l'Utrecht, sempre con la squadra bene o male titolare, ma c'è Selke, ragazzi. Occhio a Selke e occhio anche Evangelista, che può essere pericoloso. Se perdiamo non ho niente da rammaricare ai miei ragazzi. Widmer subito mette la firma. Veramente sta giocando bene in quel ruolo che io ho ritagliato, un po' più basso, che però può spingere, dà una mano dietro e una mano avanti, magari con qualche crossettino, con qualche verticalizzazione. 2-0, raga, quando elogio i miei giocatori segnano sempre, anche Adnan. Gli esterni segnano in una maniera assurda. Adnan già non è il primo gol, raga. 3-0 e ce la portiamo a casa. Non subiamo gol e facciamo anche tanti gol, meglio di così, raga, penso che non possa andare. Andiamo all'ufficio, ci sono tante email, così ci regoliamo. Allora, vediamo un po'. Conferenza stampa, va bene, la facciamo contro Standard Liegi. Io motiverei la mia squadra, Standard Liegi, squadra tosta. Offerta trasferimento ancora per Janko, 8 milioni. Io rifiuto ancora perché sta giocando bene Janko. Non me la sento di andare a dare un giocatore 75 di overall di 20 anni. Offerta troppo bassa per Lenglet, sono interessati però a Raneghi, scusate, a Perizza, però vogliono molto. Proviamo con 2 milioni, certo non posso giocarmi tutto il budget così, anche se un difensore mi serve. Giocatore si è appena trasferito, no, io qua voglio insistere, ragazzi, voglio assolutamente insistere perché questo turco è un giocatore interessante. Metterei anche qui 2 milioni più Perizza e vediamo cosa succede. Andiamo indietro. Offerta troppo bassa. Non sono interessati. Per Figal, non sono interessati a Perizza. Va bene. Allora io qui farei assolutamente un'offerta di 2 milioni e mezzo, classica. Vediamo un po' se magari possono interessare solo soldi all'Independiente. Campionato non molto conosciuto. Vediamo. Kutepov, non sono interessati a Perizza. Va bene. Già sono stati onesti. Almeno mi hanno detto che non interessa. E io a questo punto proverei a metterci Badu e vediamo se almeno Badu interessa, perché ovviamente andando a prendere un difensore del genere dobbiamo mettere anche giocatori interessanti. 1 milione e 6 arriva dalla qualificazione alle semifinali, mi pare. Non dovrebbe essere già la finale. Vediamo.
No, è già la finale, ragazzi. Attenzione, è già la finale. Perfetto, quindi comunque vada, siamo arrivati comunque in finale. Per Gibson non sono interessati a Perizza. Va bene, ci mettiamo anche qui Badu. Dobbiamo provare così, ragazzi, perché non voglio creare una rosa troppo lunga, sinceramente. Nacional non sono interessati per Perizza, e anche qui proviamo Badu. Poi nel caso ci rifiutano anche Badu queste squadre, proviamo con solamente soldi o qualche altro giocatore. Qui vado a cancellare sempre, ragazzi, le email, perché è comodo da tenere tutto ordinato. Il City si è comprato Salah, ragazzi, in questa carriera, quindi bello acquisto da parte del City. Salah, Momo Salah, veramente un gran bel giocatore. E qui non arrivano email, ragazzi. Arriviamo alla finale con lo Stade Liegi, ma non arrivano email. Offerta trasferimento per Gabriel Silva. Facciamo una controfferta almeno di 4 milioni, ragazzi. So che è un po' tanto, ma comunque mi serve Gabriel Silva, 25 anni, 70, non si sa mai che si fa male ad Adnan, visto che siamo abbastanza sfigati. Non sono interessati neanche a Badu. Va bene, allora io ti faccio un'offerta di 3 milioni secca e vediamo cosa mi viene a dire, anche se penso siano troppo pochi, visto che prende 31.000 di stipendio, veramente tanto. E adesso, ragazzi, siamo qui alla sfida contro lo Standard Liegi. Vediamo un po' la formazione. Allora, De Paul è ancora infortunato. Io farei giocare... No, Samir c'ha la freccia in giù. Dai, direi di giocarcela così, ancora con i titolari, perché mettiamo magari Kums. Anzi no, ma sono tutti in forma, perché devo andare a togliere una squadra che è così in forma? Magari, che ne so, ci fanno l'impresa, tipo non è proprio una super impresa, però magari ce la portano a casa. Vediamo un po' che succede. Sono curioso, magari segnano ancora gli esterni, non lo so. Segna Danilo, che volevo quasi togliere, visto che era un po' affaticato. 1-0 per noi, ragazzi, sarebbe bello portare a casa questa, già questo primo torneo precampionato con questo nuovo modulo, nuove istruzioni, nuove tattiche, sarebbe interessante. Serk ha monito, già incomincia a essere nervoso Serk, allora lo sapete, ragazzi, quando non segna è così, ma lo sbloccheremo noi giocando noi con Serk, già lo so. Ok, ragazzi, vinciamo 1-0 e ci portiamo a casa il torneo precampionato, questa finale, interessantissimo. Facciamo gli allenamenti precedenti, vediamo se cresce qualcun altro. Sarei curioso di vedere se cresce qualche bel giocatore. No, nessuno prende una A. Però Adnan sta crescendo bene, può arrivare a 74 abbastanza facilmente. Quindi alla grande, vediamoci tutte le email. Ok, offerta di trasferimento per chi? Per Felipe. Ok, vorrei provare a chiedere al Bologna la sua quotazione, 2.700.000 almeno come controfferta. Però Felipe può andare via, dato che stiamo trattando anche difensori centrali. Sono interessati qui, maledizione, vabbè, dato che abbiamo preso soldi dal precampionato, io aumento magari a 3 milioni e mezzo l'offerta per Lenghe, che sarebbe ottimo, scambio con Perizza. Offerta rifiutata il Friburgo, vabbè, si è appena trasferito, ok, ma io lo voglio questo difensore centrale, maledizione. Raga, aumento addirittura a 4 milioni, faccio una follia, che poi non è proprio una follia, ma questo è un difensore che vorrei a tutti i costi, ragazzi. Allora, poi premio torneo, ok, 2.200.000, sono contenti qui del nostro lavoro in Coppa, in precampionato. Ora, raga, l'episodio non lo chiudo finché non proviamo a prendere un cavolo di difensore centrale. Ok, offerta rifiutata a Figal, troppo prezioso, dai, non fate le fighette con Figal. Aumentiamo un po', dai, 3.800.000, mi sto rovinando, no, rovinando no, però dai. Mi servono i difensori centrali assolutamente, se no è un casino. Offerta troppo bassa per Gibson, ok, lascio perdere, raga. Il Nacional ha accettato, scambio a zero Aguilar, Badu, e secondo me ci va alla grande. Ok, magari Badu vale un pochettino di più rispetto a Aguilar, però io penso abbia veramente un grande grande potenziale Aguilar, e quindi in futuro penso poi di guadagnarci, e alla fine ha anche 2 anni in meno rispetto a Badu. Quindi spero che questa trattativa, se va in porto, sia utile per noi. Allora, vediamo. Offerta trasferimento, hanno accettato i 2.700.000 per Felipe. Perfetto. Kutepov, mamma mia, ancora qui aumentano. Dai, a 4 milioni ci salgo, visto che poi vendiamo Felipe. Per Kutepov voglio provare assolutamente a prenderlo, come tutti gli altri alla fine. Ok, avanziamo, ragazzi, vediamo. Vediamo, tante email. Dai, qui, ok, vedo già 2 offerte accettate. Offerta trasferimento per Ertu. No, rifiuto, perché Ertu mi serve, è un giocatore di esperienza di 28 anni, 77 di overall, mi serve, lo voleva il Leicester. Gabriel Silva, offerta troppo alta, va bene.
Il Siviglia ha accettato 3 milioni e mezzo più Perisic, raga. Lenglet è un gran bel difensore. Proviamo ad offrire 14 milioni a lui. Qui, raga, ci tocca mettere almeno un giocatore importante, se no è difficile che viene, perché questo è un gran bel difensore. Poi rifiutato, vabbè, allora lascio perdere, visto che Figuco non ce lo vuole dare, questo turco. Aguilar ha accettato, ragazzi, sono contento, ce lo portiamo a casa. Risparmiamo ingaggio e ci portiamo a casa Aguilar, che secondo me già è oltre il 70. Non ne sono sicurissimo, ora ce l'andiamo a vedere come di consueto, ragazzi. Però potrebbe già essere oltre il 70. Io spero sia così, perché sarebbe già un bel investimento, un bel acquisto. Vediamo. Un bel 72, niente male, raga. 84 di intercettazioni, 91 di forza fisica. Gran bel difensore, ragazzi. Lo portiamo in panchina al posto di Angella per il momento. Dai, reparto difensivo, che se ne prendiamo un altro è bello chiuso. Perché alla fine abbiamo Samir, che non è male. Angella, che possiamo anche sfruttare nel caso, anche se ha 27 anni, però possiamo sfruttare. Poi i tre centrali. Però va via Felipe nel caso. Quindi penso che ci stiamo muovendo abbastanza bene. Allora, avanziamo per vedere se riusciamo a chiudere per il difensore francese, che sarebbe veramente una manna dal cielo. No, ok, Figar rifiuta. Vabbè, io almeno due ne volevo prendere per il momento, quindi aspettiamo il francese. Dai, francese, accetta la nostra offerta. No, ce l'accetta Kutepov e già ci va benissimo, ragazzi. Ok, prende tanto di stipendio, maledetto lui, però anche lui giocatore fenomenale. Kutepov, 22 anni. Qui possiamo fare una bella plusvalenza. Giocatore venduto, Felipe. Ok, al Bologna. Scuffè, arriva un'offerta. No, dal Barcellona addirittura, raga. Rifiuto assolutamente, perché Scuffè me lo voglio tenere. Non si sa mai che si infortuna Karnezis, ma poi è un giocatore che cresce tanto. Facciamo gli allenamenti, vediamo se cresce qualcuno. Secondo me Scuffè qui, dopo il rifiuto al Barcellona, cresce tanto. Vediamo se non mi sbaglio. Vai, dai, qualcosa è cresciuto. Samir diventa un 75, quindi i difensori che già abbiamo che crescono mi va benissimo. Avanziamo per questo benedetto francese. Dai, forse ne prendiamo tre. Contratto rifiutato. Vabbè, quindi dobbiamo alzare un po' le pretese, ragazzi. Qua dobbiamo andare almeno a 18, io già lo so. E qui lasciamo importante, a meno che non vuole giocatore chiave. Ora ci regoliamo, ragazzi. Vediamo, avanziamo ancora. Non vorrei arrivare oltre agosto. Però vediamo se arrivano queste benedette email. Cioè, oltre agosto, oltre luglio, volevo dire. Ok, offerta accettata, Lenglet. Grande francesone mio. Ce lo portiamo a casa, raga. Sono contento perché veramente è un gran bel giocatore. Anche lui sicuro sale oltre il 70. Contratto rifiutato. Ancora una volta. È dura qui, raga. Qua. Però ci sveniamo per questo difensore. Potrei anche intervenire diversamente. Vabbè, facciamo un'ultima offerta. Se la rifiuta, cambio e vado su qualche altro difensore, perché alla fine due li abbiamo presi, uno l'abbiamo venduto. Abbiamo scambiato anche con Perisic, che era fuori dai nostri piani. Vediamo. Allora, Lang è già un 75, a 21 anni. Fantastico. 4 stelle, piede debole, piede sinistro. No, raga, Lang va già titolare. Va già titolare assolutamente. E non, cioè, occhio, perché potremmo prenderlo magari anche il difensore che viene dalla Russia, perché così completiamo il nostro reparto difensivo. Che reparto difensivo, devo dire. Dai, vediamo se accetta. Non rifiutare ancora. Offerta sfinimento per Gabriel Silva. No, rifiuto sempre per il discorso che poi non ho alternative nel caso. Dai, 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 accettami, accettami, mio bel difensore. No, non uscire, se no perdo tutto. Siamo saliti anche a 81. Dai, interrompiamo perché devo fare anche gli allenamenti. Vediamo, vediamo. Accettato, raga, accettato. Ok, lui prende tanto di stipendio. Però guardate, abbiamo risparmiato tanto con gli scambi, quindi ce lo possiamo permettere. Abbiamo ancora 3 milioni e 3 più 91.000 di stipendio. 4 milioni spendiamo per Kutepov. Ci tenevo a questo difensore già abbastanza pronto, a mio avviso. Infortunio in allenamento, chi? 3 giorni di stop, Danilo. Va bene, non c'è problema. Attenzione, sono arrivati i giocatori della primavera. CC, 17 anni. Qui ho usato dal catalogo il chiama giocatore promettente.
Quanti anni ha? 17. Ok, allora offri contratto. No, per il momento lasciamolo nel vivaio, sinceramente. Dovrebbe essere nel vivaio. Ora andiamo a controllare. Tranquilla, vediamo anche, prima di chiudere l'episodio, anche il giocatore che abbiamo preso. Facciamo i nostri allenamenti. Vediamo. Teniamo anche i preliminari di Europa League, ragazzi. Occhio, perché io voglio provare comunque. Crescono Adnan e Scuffè. Scuffè 76, Adnan 74. C'è una carriera che sta andando a bomba, veramente a bomba. Sono contento, mi sto divertendo. Allora, no, è Coppa Italia, non Europa League. Che stavo dicendo? Stavo dicendo una stronzata di quelle colossali, se non me la faceva scegliere all'inizio, giustamente. Preliminari di Coppa Italia, alla fine, che poi non sono preliminari, ma sono sempre. Varane è andato al Chelsea, interessante. E Javi Martinez all'Arsenal. Questo è un po' strano, però ci sta. Allora, dovevamo vederci il nostro vivaio. Andiamo a vedere dov'è ufficio. Ok, vivaio, ok, ci sta già Sébastien Castel, che non è male questo francese. Vediamo nell'obiettivo se ci mettono già un giocatore preso, spostato nel vivaio. Logicamente crescita giovane. Sì, già 1 su 4, quindi perfetto. Allora, prima di chiudere l'episodio, vediamoci questo nostro giocatore. Kutepov è già un 73, ragazzi. Mamma mia, forte di testa, 5 stelle, piede debole, tanta roba, densità alta in difesa, è veramente forte raga, anche lui, che me lo porto già in panchina, finché si riprende, dai, non è lunghissima la rosa, per ora va benissimo, finché si riprende Danilo, vabbè, 2 giorni di stop. Quindi ragazzi, direi che posso chiudere qui l'episodio, spero vi sia piaciuto, lasciate tanti mi piace, almeno 200, vi prego, condividete il video, iscrivetevi al canale e che dire, buon benissimo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!